Per il semplice fatto che l'attuale assetto istituzionale non favorisce il buon funzionamento del Governo. Non parliamo dei principi fondamentali della nostra Costituzione, ma parliamo del modo subdolo con cui sono stati disattesi. Parliamo di, delle competenze concorrenti, che non ha chiarito o non ha favorito il coordinamento tra i diversi livelli di Governo, il livello regionale e il governo nazionale, e quindi non ha permesso di offrire risposte efficace a quelle che erano le esigenze dei cittadini. Uno dei problemi forse più importanti, delle inefficienze più gravi del nostro Stato, consiste nel fatto che temi come le politiche attive, l'istruzione, la formazione universitaria, la politica energetica sono state lasciate in un ambito in cui una legislazione spesso controversa, per non dire contraddittoria, tra il livello regionale e il livello nazionale non era in grado di offrire quelle risposte di cui il Paese aveva bisogno. Forse il più grande contributo, eh, del, certamente uno dei più grandi contributi dell'attuale riforma costituzionale col nuovo articolo 117 è superare le competenze concorrenti, definire quello che viene deciso a livello nazionale perché è una priorità nazionale, quello che viene definito a livello regionale perché è una comp competenza regionale, in un quadro generale, in uno schema in cui il, tutte le istituzioni di questo Paese si orientano per offrire le risposte di cui il Paese ha bisogno e che i cittadini chiedono.